Carissimi amici di Milano Etno TV, oggi ci troviamo alla Convention Tattoo di San Donato Milanese e vicino a noi abbiamo uno degli esperti maggiori qui in Italia, diciamo un organizzatore di proprio questa convention. E si chiama Luigi Piusafelli, adesso ci spiegherà che cos'è una convention del tattoo e soprattutto anche per entrare un po' in questo mondo che oggi va molto 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 di moda, almeno penso che sia una moda. Raccontaci te, che sei un esperto di questo settore. Sì, il tatuaggio oramai è diventato una moda, è vero, ma non al 100%, perché c'è ancora gente che si fa tatuare per passione, perché il tatuaggio portato sulla pelle ha un significato di un periodo di vita, di uno stile di vita, di tante cose, per cui non è solo moda, anche se la maggior parte della gente lo fa perché vede l'altro col tatuaggio e lo vuole anche uguale oltretutto. Vabbè. Le convention sono nate tanti anni fa, era il ritrovo di alcuni tatuatori sparsi in giro nel mondo, ci si ritrovava insieme e si faceva un fine settimana tatuando. Iniziato noi, ad esempio, abbiamo iniziato tanti anni fa con un'altra convention con 15 di persone, 20 persone in un locale, in un bar, e siamo arrivati adesso ad avere due convention a Milano, questa è una delle due, con migliaia di persone che vengono a vedere e con centinaia di tatuatori che vengono da tutto il mondo a far vedere la loro arte. Quanto tempo ci vuole per organizzare un evento così, che a questo punto è a livello mondiale chiaramente? Almeno 7-8 mesi minimo. Il problema è che non tutti sono liberi di noi organizzatori, tanti hanno anche il loro lavoro, per cui si prolunga il periodo di lavoro, sì, magari minore, ma 9, 10, anche un anno, perché noi iniziamo finita questa a lavorare già per l'anno prossimo. Certo, è sicuramente una cosa che impegna tantissimo questa. Una domanda un po' scomoda per te, Luigi. Allora, igiene e sicurezza, perché sai che tanta gente chiaramente dice sì, mi faccio il tatuaggio, però ho sempre quel piccolo dubbio di dire cosa bisogna controllare, verificare o comunque riuscire a capire per essere in tutta tranquillità e farsi il tatuaggio senza nessun problema. Allora, io posso dire che i tatuatori, ad esempio, che sono nella nostra convention qua, sono tatuatori di prima scelta, non l'ultimo arrivato che non sa neanche cosa fare. Hanno tutti fatto il corso sanitario delle 90 ore, tutti sanno a livello di sterilizzazione. Noi avevamo una volta la sala sterilizzazione, l'abbiamo tolta mettendo solo il monouso, per cui tutto quello che viene usato viene buttato via subito e non si corre rischi di infezioni o di allergie. I colori sono tutti testati, tutti approvati dalla sanità. Se poi uno fuori da qua, quello che fa, va, scopre il tatuaggio, si sbatte contro un muro o che cosa, si sporca e si infetta, questo non posso garantirlo anch'io, ma la stessa cosa succede in uno studio di tatuaggio, la stessa cosa succede in ospedale. Se io mi ferisco, mi mettono dei punti e io esco dall'ambulatorio e scopro la ferita, rischio infezioni perché ancora non è guarito. Assolutamente sì, pienamente d'accordo. Allora, io intanto, Luigi, ti ringrazio per la disponibilità, ti faccio i complimenti per l'organizzazione che avete avuto, perché non se ne vedono sempre fatte così e soprattutto ben costruite. E stiamo diventando degli esperti. Immagino. E probabilmente se ce ne sarà un'altra noi faremo il possibile per essere presenti. Non probabilmente, ma sicuramente. Perfetto. Ti ringrazio. Grazie a voi. Ciao, ci vediamo tra poco. Ciao.